Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con il ventesimo video di ventunesimo, scusate, video di Ghost Recon. Oggi dobbiamo andare a fare il colpo in banca e con questo video poi terminiamo il trio di video riguardanti il denaro. Allora, ci stiamo avvicinando sempre di più, ho messo un segnale vicino in modo da non far partire, diciamo, tra virgolette, il racconto della storia, così da farlo sentire anche a voi. Faccio una scorciatoia perché così è meglio. Ho la visione notturna perché appunto fuori è buio, anzi tolgo i fatti, allora così c'è una visione più omogenea senza troppe luci che possono dar fastidio. Ci muoviamo al buio perché abbiamo anche un elicottero dell'Unidad qui sopra. Cos'è? Un cameo da vendere. Ebbene, anzi, direi che finché guidiamo ci ascoltiamo qualcosina. La storia è questa qua, altre storie che, sapete, passando si attivano. Flores nasconde milioni in denaro riciclato al banco de Barbechos. Derubiamo la banca e diamo il denaro a Qatari e ai suoi amici ribelli. Bene. Storia molto lunga, un raccolto molto così laborioso, diciamo. E dovremmo avere anche qualcuno che viene ad aiutarci a portare via i soldi, se non sbaglio. C'è, c'è. Dai, macchinina. Ho preso una macchina da un tizio, ma non va un bel niente, anzi, fa una fatica che non so. Dai che avevo il blindato l'altro giorno, anzi dovevo frenare perché sennò andava su troppo velocemente. Adesso qua sto cesso qua ambulante. Dai po'. Quanta fatica per tagliare un paio di chilometri. Oh, guarda, occhio. Mamma come sbanda sta macchina. Una cosa assurda. Bene, avviciniamoci qua alla banca. Mamma che zona. Sì, già sospettati siamo. Ai. Vedo la banca. Eccoci qui. Rapiniamo banche come Butch Cassidy e Sundance Kid. Bene. Un momento. Parte la festa. Chi è? Se la dà a gambe. Arrivo qua. Beh, anche se ce la dà a gambe. Eccoci qui, rapiniamo banche come Butch Cassidy e Sundance Kid. Interroga. Oh, merda, ci hanno individuato. Media è una spina al fianco. No, prendi. Piano, camine. Dai, interroga. Media è una spina al fianco e una pistola alla tempia. Dacci i codici d'accesso al suo cavò e Pulpo la farà scomparire. Pulpo? Ok, va bene. I codici sono vostri. Bene, grazie per i codici. Fuoco! Qui i Nomad, abbiamo i codici di accesso. I ribelli sono pronti? Per prelevare centinaia di milioni di bolivianos? Ovvio. Aspettate il nostro segnale, passo e chiudo. Bene, apri la porta del cavo. E dov'è il cavo? Da un'altra parte. Ah, mamma mia, ma devo sempre intervenire io, ma ragazzi, per buttare giù un elicottero. Aspetta, va là che... Oh, basta questo elicottero. Oh, là. Sempre io devo intervenire per fare qualcosa, no? Mai che i ragazzi qua riescano ad arrangiarsi. Via, anche c'è il Ray. Siamo a sparare qua. Là, va bene? Siamo a posto. Bene. Andiamo avanti. È morto da solo. Anche lui poteva. Minigun. Bene, la banca è questa, ma
Andiamo, Emo. Perché devo entrare qua io nella Veniva da vicino all'edificio. Difatti era dietro di me. E credo che veniva da vicino all'edificio. Cos'è? Vediamo se si entra da su. Dai, c'è gente che vuole rompere le scatole. A posto. Ah, vi è ancora gente che vuole essere partecipe. No, a posto. Bene. Oh là, vediamo un po' se, se la storia deve essere tanto lunga. Ancora gente. E amo far casino qua. C'è notte, mezzanotte, gente vorrebbe a caro anche dormire. Oh là. Bersaglio dentro la banca. Dobbiamo riuscire ad aprire le porte della banca. Allora, c'è un'entrata strana o dobbiamo volare 4 bombe. Oppure c'è un generatore da qualche parte da spegnere. Eccoci qua. Da qua. Oh yeah. Perché non l'ho visto? Mamma mia. Rompe scatole per niente. Ah, ma sì, vabbè, ma se ci mettono mamma mia. Qua non si capisce chi spara, chi faccia cosa. Civili, se sono in mezzo. Adesso mi fa un, una pisata. Ho armi potenti, io non posso mica star qua. I civili, civili. Vabbè, qua è tutto buio. Bisogna andare di sopra. Bisogna andare di sopra. Hola. C'è questi soldi, soldini. Ci prendiamo anche le munizioni perché non sappiamo cosa ci aspetta. E adesso in teoria dobbiamo aprire qua il portone. Ecco qua. Difendi il cavo fino all'arrivo dei ribelli. Con piacere. Che cazzo? Aia, ma sono morto. Sì. Dai ragazzi, uno che mi salvi, uno che mi salvi. Che c'erano le scatole dietro, non ho potuto muovermi. Perché cazzo ci hai messo tanto? Vedete queste scatole qua, maledette. Andiamo, Emo. Dovrei andare di sopra con le minigun. Là. Per il momento tutto tranquillo. Tra pochi istanti però. Là. Ancora. Bravo, bravo. Tieni la posizione là che io devo abbattere un elicottero in questo momento. Elicottero abbattuto. Bene, elicottero se n'è andato.
Dai, ancora un minuto. Ehi, ehi, ehi. Contatto, parcheggio. Non rompiamo troppo le scatole, eh. Ricarichiamo. Boh, per il momento non arriva nessuno. Senti, senti, voci, voci. A partire dal mare con solo, vamos a enseñarle quien manda, dispare. Che bella rapina però, eh. Eccoli qua, sono arrivati. No, non sono loro, sono altri aiuti. E arrivano quando necessita l'arrivo. La nostra piccola operazione ha convinto Nidia Flores che Pulpo le sta rubando dei soldi. E lei è incazzata nera. Bueno, bueno. Non attaccherà ad armi spiegate. Pulpo è fortunato. Il suo amico Wagner è stato così gentile da darci il suo numero di cellulare. Dove si trova? Crediamo sappia che Nidia ce l'ha con lui. Si sta preparando per andare in Messico. La squadra deve aiutarlo a raggiungere l'aeroporto in modo che possa parlare male di Nidia con il sogno. Ha ricevuto. Bene, e anche questa... Eccolo qua. Raggiungi l'ascondiglio di El Pupo senza farti scoprire. Ah, adesso è. Sempre... Perché sempre senza farmi scoprire? Non posso andare giù di cattiveria e farli fuori tutti senza problemi? No, senza farti scoprire. È lì che c'è il difficile. Oi amico, mission completa. Sicari eliminati, ora siete a posto. Muchas gracias. Senza di voi non avremmo mai preso il capo. Non spendeteli tutti in una volta e spargete la voce che vi ha aiutato Pulpo a recuperare quei soldi. Per farvi combattere fra di loro, vero? Bueno. Voi Yankee siete più in gamba di quanto sembriate, grazie. Eccoci qua, vabbè ragazzi. Direi che anche per questa puntata è tutto. Qua c'è un elicottero, quello che ho demolito io prima. E bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ci vediamo con la prossimo, con il prossimo video, con la fine diciamo di anche di questa zona, quindi eliminando anche il Pupo. E bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!